quello che il notaio vede è un monitor su cui ci sono scritti dei risultati e il notaio certifica che quello è quello che vede scritto sul monitor, ma ovviamente non ha alcun valore di alcun tipo questo, questa certificazione, come loro la chiamano. La rete, come noto, non decide niente. Le consultazioni organizzate sul blog di Casaleggio sono un imbroglio, è una cosa che sanno tutti, perché non c'è garanzia di anonimato, non ci può essere. Chiunque può registrarsi e fare qualsiasi cosa, i dati vengono sistematicamente manipolati, Casaleggio a suo capriccio. Cioffi decide... sempre con noi comunque il senatore. Bene, così sentiremo la sua opinione. Casaleggio a suo capriccio decide chi vince, chi perde, chi viene espulso, chi rimane, non ha alcun valore, è una completa pagliacciata tipica di un modo di far politica da imbroglioni. Senta, suo padre disse al Fatto Quotidiano che sareste arrivati ad affidare ad un ente esterno la certificazione del voto. Perché questo non è mai più avvenuto? In realtà qua l'hanno informata male, perché la certificazione esiste, ci sono due notai coinvolti in ogni certificazione del voto, c'è una società esterna informatica che verifica che non ci siano anomalie durante il periodo di voto, ed è tutto pubblicato alla fine di ogni votazione. Per cui questo è un tema che noi... Un notaio non è un'entità, insomma, sì, è un certificatore ufficiale, però forse ci si riferiva a qualche cosa... ad una cosa diversa dal Russo stesso, insomma. Ci si riferiva a chi? Mio padre? No, mio padre si riferiva esattamente a quello che abbiamo fatto. Cioè abbiamo notaio. Due notai e abbiamo una società esterna di informatica che verifica che non ci siano anomalie. Non c'è un controllo terzo, bisogna fidarsi degli sviluppatori del software. Noi sappiamo soltanto che c'è un notaio che sostanzialmente certifica il voto, ma se qualcuno manipola il voto nella stanza accanto o dall'altra parte del mondo, il notaio non lo può sapere. È lui stesso che certifica, che sostiene che il numero di votanti sono 114.000. No, ricordiamo che c'è stato un notaio che ha certificato, ricordiamo che c'è stato un notaio che ha certificato questa cosa, c'è il documento che gira adesso online, il notaio. Parliamone. Sulla certificazione? Prego. Sì, parliamone. Allora, il notaio ha certificato soltanto di aver sentito delle parole e di aver visto che un documento veniva scritto. Non ha le competenze tecniche prima di tutto per capire che cosa viene scritto, ha semplicemente certificato che quei documenti sono stati scritti di fronte a lui. Il documento, dal punto di vista tecnico, cioè la paginetta tecnica che è stata rilasciata ieri, è stilata. Allora, qui farei vedere proprio il documento del notaio Valerio Tacchini, che ieri ha pubblicato il blog delle stelle. Non so se lo possiamo fare inquadrare dal tablet, eccolo qui. Prego, Carestrari. Quel documento, allora, certifica che lui ha visto sullo schermo dei numeri, ok? Lui ha visto sullo schermo dei numeri e quindi non sa, lui non ha le competenze tecniche per sapere da dove arrivano quei numeri. L'altra parte di quel documento riguarda l'infrastruttura tecnica che è stata utilizzata per la cosiddetta piattaforma Rousseau. Ora, quella certificazione... Ecco che il passaggio dice... che il regale rappresentante dell'associazione Rousseau, Davide Casaleggio, mi ha contestualmente consentito l'accesso alla visualizzazione dei sistemi di monitoraggio della votazione nel corso dell'intera procedura del voto. Tutto ciò premesso, con l'operazione attesto e certifico, poi il risultato finale. Prego. Perfetto. La seconda parte... Quindi lì ci sono quelli che loro sostengono essere i risultati. La seconda parte riguarda l'infrastruttura tecnica e sostengono che non ci sono stati accessi non consentiti. Quella certificazione o cosiddetta certificazione è rilasciata dalla società che con l'infrastruttura l'ha costruita. È come quando la società Autostrade certificava la sicurezza del Ponte Morandi. Di cosa stiamo parlando? La SIGAP, startup innovativa specializzata nello sviluppo e gestione delle infrastrutture cloud. Quello. Stiamo vedendo ancora, ecco, la documentazione e poi i flussi. Sembra un elettrocardiogramma, ma sono i flussi sostanzialmente dei voti. Davide Casaleggio e suo figlio ha ereditato un partito e noi stiamo qua a discutere di una persona che non si sottopone ad alcun controllo democratico. E ogni volta che c'è un passaggio delicato nella vita della nostra Repubblica dobbiamo aspettare quello che esce dalla bocca e dal cervello di Davide Casaleggio. Ma è possibile questo fatto?
Non è un vecchio classico, volete parlare? Sì, senti, ti chiamo dopo. Grazie, gentilissimo. Soltanto quale sarà il suo nome? Allora, io e vi dico solo una cosa, sono 20 anni che svolgo la professione di notaio a Milano. Sono veramente di fatto emozionato per aver avuto il ruolo di certificare un passaggio fondamentale per il nostro paese. E questo vi posso dire. Un'eventuale manipolazione alla fonte, lei come fa a individuarla? E domani avrete la certificazione, verrà spiegato tutto. Verrà spiegato tutto. Come farà a certificare il voto, diciamo? E lo vedrete domani. Perché lei ha detto che è come il televoto ballando con le stelle? Ma no, è stata un'interpretazione. Ho detto che in Italia, ho detto che c'è la votazione fatta in questo modo. E in Italia è completamente innovativa. In Italia unica esperienza di consultazione delle persone e quella che c'è stata in questi anni attraverso i programmi televisivi. Lei ha detto che è amico di Casaleggio da moltissimi anni. Domani sono il notaio, cioè sgomberiamo il campo e da queste battute. Io le dice, ma sarà di parte? Ma sta scherzando, il notaio è l'unica persona che risponde civilmente e penalmente per le sue dichiarazioni. Cioè, sicuro che il voto sarà trasparente e sicuro? Io ci metto la mia faccia, la mia reputazione e 20 anni che faccio la professione a Milano, uno studio qui, Largo Donegani, di eccellenza, e ci mancherebbe altro. È la prima volta che certifica un voto di Rousseau? No, ce lo certifico da qualche anno, ma domani è un passaggio veramente fondamentale per il paese. Ci sono stati dei rilievi da parte del garante sul malfunzionamento di Rousseau, sul fatto che non è sicuro al 100%? Cioè non entro nel merito, io ho sempre fatto con trasparenza il mio lavoro, con correttezza e rispetto verso chiunque. E poi c'era questo notaio, Valerio Tacchini, che è un notaio vicino al Movimento 5 Stelle, che verrà domani mattina dall'inizio. Più che vicino è stato candidato e non è stato eletto. È stato un candidato nelle liste del Movimento 5 Stelle. E non è stato eletto, sì, amico di Beppe Grillo all'inizio, presentato da Grillo a Casaleggio, che dalle 9 di mattina certificherà insomma in qualche modo la compattezza del voto, il fatto che sarà tutto secondo i crismi, così dicono.